Ma io devo andare di là. Sei un po' in mezzo alle palle. Ciao. Non c'è un po' strano. Ma che uccello sei? Non riesco a capire, ma adesso mi viene addosso. Non vuole andare via. Tra poco mi entra in casa. Cioè. È bello che non scappa, se io mi avvicino, ma non scappa. Sono io che ho paura. Sarà un uccellino piccolino, appena nato, un po' spennacchiato. Sì. Non ho capito che uccello è. Ciao. Salve. Mi scusi. Devo aprire il cancelletto. Stai lì. Grazie. Un po' spinatino. Ci sta. Mi sta qua. Sempre qua. Vedi, tu ti avvicini. Catturiamo. Guarda, la gabbia. Sei tutto sporco. Va bene ancora. Un po' spennato, ha il collo tutto spennato. C'è zampa rotta. Ma poi è sempre qua, non va mai via. Grazie.
Guarda chi c'è lì. Gì. L'hai visto? Uccello spennacchiato. Però ha le ali blu. Sembra che la zampa rotta. Boh. Non si capisce. Ciao. Dove vai? Dove vai? Zampina. Che cavolo prendi? Cos'è che prendi? Secondo me il pane non gli piace. Sta bucando la finestra. È vero, guarda. Sta bucando la finestra, vuole entrare. No! Buongiorno! Allora, questo è un vlog un po' strano perché doveva iniziare praticamente un bel vlog, cioè il continuo del vlog. Però adesso vi racconto quello che è successo. Scusate se urlo e alzo la voce di più, ma dato che c'è mio fratello con la musica alta e non voglio che questo video me lo prendano come copyright, allora mi tocca urlare, perché quando io faccio i video giustamente c'è sempre qualcuno o rumori quando registro. Allora, come avete visto dall'inizio, ci sono state delle clip e vi spiego. Voi avete visto queste clip, che ovviamente le clip che avete visto sono ogni giorno, non è una clip un unico giorno. Ad esempio, c'è stato un giorno che ho registrato lunedì, c'è un altro giorno che ho registrato martedì, mercoledì, praticamente tutta la settimana. C'ho i capelli in aria come non so cosa, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, le clip che avete visto di questa gazzaladra, perché è un uccello che praticamente ho trovato dentro in casa mia. Allora, diciamo che all'inizio la prima clip che avete visto era praticamente il primo giorno che ho visto questa gazzaladra sul mio balcone.
All'inizio non capivo che animale era, in poche parole. Poi dopo, vabbè, sono andata a cercare, eccetera, e ho scoperto che era una gazza ladra. E il primo giorno ho detto, sta qua, e poi dopo va via, no? E invece no, è rimasta sempre qua, in casa, cioè in casa, in senso vicino al balcone, oppure ogni tanto mi entrava in casa, perché le gazze ladre rubano, diciamo, le cose che luccicano, le cose belle, no? E per fortuna che io in sala non avevo niente, perché se no andava a finire che mi portava via qualcosina. Io pensavo che se ne andava via, che non restava qua. Invece no, puntuale, stesso orario, stesso giorno, puntuale, lo vedevo sempre sul balcone. E ogni tanto entrava anche in sala. Per fortuna ho il cane, che così almeno quando vedeva questo uccello lo faceva scappare, e poi diciamo scappava, no? Era piccolino, non so quanti mesi aveva, e appunto dico aveva perché non sono riuscita a farvi il vlog completo, a farvi vedere e diciamo con la mia voce questo meraviglioso uccello che era bianco e nero con delle piume blu. Dico era perché l'ultimo giorno che io volevo registrare il vlog e farvelo vedere, che è stato l'ultima clip che avete visto, quello della sera dove lui si è appoggiato sull'anta e stava lì a dormire per tutto il giorno, poi a un certo orario se ne andava in giro, no? Era sempre puntuale questo uccello, veniva sempre lì, dormiva, forse perché aveva paura, allora diciamo che per protezione ha visto che noi non facevamo niente, allora stava lì, no? E appunto, cosa è successo? È successo che un giorno, quando ero sul balcone, la gazza ladra è praticamente... Io ho il terreno, in poche parole, giù. È andata giù, era giù, a un certo punto stava mangiando il pane che ha buttato, diciamo, i miei parenti, e a un certo punto, dato che c'è il gatto di mia zia in giro, a un certo punto il gatto cosa ha fatto? Ha preso, è riuscito a prendere la gazza ladra dopo, sono passate credo 2 settimane da quando avevo, no, non 2 settimane, più di un mese, scusate, perché questa cosa è successa in agosto, in poche parole. Questo uccello qua, che volevo dargli un nome, in teoria il nome era Gazzi, non so come è venuto in mente, comunque era Gazzi. E appunto dicevo che il gatto di mia zia, che era in giro, come sempre, dopo tanti tentativi è riuscito a prenderlo. Con la bocca l'ha preso al collo, l'ha stretto forte. Lei ovviamente non è riuscita a prenderlo. Io mi sono messa a urlare perché, cioè, dopo un mese che era con me, era dolce, bravo, e non faceva mai niente a nessuno. Alla fine il gatto ha ammazzato la mia gazza ladra. Era piccolo, perché adesso non so appunto quanti mesi aveva, era piccolino, e calcolate che c'era la mamma, solo che dato che lui si allontanava, la mamma non stava sempre lì. Adesso la mamma è in giro, ed è uguale, perché l'unica cosa è che lui aveva la coda un po' più piccolina, un po' più stretta, invece la mamma c'ha la coda più lunga, no? Vabbè, la mamma in giro, solo che non stava mai con la mamma, perché di sicuro aveva paura dei corvi, e ogni volta che vedeva un corvo giustamente si proteggeva stando vicino alla mia porta del balcone. Vi assicuro, cioè nelle clip, non so se l'ho fatto, credo di no, sì, qualche clip, quando io mi avvicinavo alla gazza ladra non mi faceva niente, cioè in senso che non mi beccava, la potevi carezzare. Infatti tutte le volte mia mamma, vabbè, io ho paura certe volte degli animali, allora non avevo il coraggio di carezzarla, ma mia mamma tutte le volte la carezzava, andava lì, si avvicinava, gli lasciava il dito,
gli davi un pezzo di pane così e lei mangiava ogni giorno puntuale, stessa ora, anche di sera veniva a dormire. Vabbè, le clip le avete viste. Poi appunto credo è passato un mesetto da quando era con noi che continuava a venire, a tornare a venire, come se sembrava sicura, in poche parole. All'inizio volevo portarla a qualcuno che si intendeva di questi animali, però abbiamo detto vabbè, lasciamola lì, non fa niente. Certe volte vabbè entrava in sala, però poi dopo se ne andava, non poteva prendere niente, tranne tutte le volte che beccava i fiori, me li ammazzava tutti, però vabbè, a parte quello. Dopo un mesetto, diciamo, che era qua con me, che mi teneva anche compagnia perché ero lì, parlavo e ascoltava, alzava, faceva così, ti guardava, girava la testa, cioè stavi lì, era talmente tranquillo o tranquilla, non sapevo neanche se era femmino o maschio, che era praticamente come se era un mio animale. Mi ero tanto affezionata e appunto veniva sempre da me dentro in casa, veniva vicino al balcone, lo trovavi proprio lì che ti aspettava, come per dire dai, dammi da mangiare, eccetera, no? E appunto gli davi da mangiare, stava lì, era tranquillo. Ma poi tanto le clip le avete già viste. E sì, io volevo registrare il video, volevo fare un vlog completo. E quel giorno, quando ho visto che ha ammazzato l'uccello, mia mamma, anche lei, dato che era lì, cioè l'abbiamo visto sul balcone che l'avevo preso, poi vabbè, mia mamma si è messa a urlare, in senso a dirgli a mia zia, oh ma va che sta ammazzando l'uccello. Poi alla fine non è riuscita a prenderlo perché talmente l'ha stretto sul collo che l'ha ammazzato. Infatti l'ha portato a casa, cioè dentro in casa, e poi l'ha ammazzato. È normale che i gatti ammazzano gli uccelli, perché se li lasci in giro i gatti, è normale che ammazzano gli uccelli, le lucertole, i topi, è normale, sono felini. Però dato che mi ero affezionata a quell'uccello, che era praticamente come un mio animale, cioè sono rimasta veramente male. Poi adesso ci ripenso, senza di lui adesso è un po' diverso, perché all'inizio ero lì, andavo fuori dove c'erano i conigli e loro erano lì. Sì, diciamo che si avvicinava ai conigli, però era lì che li guardava, che non capiva che cos'erano, e poi vabbè dopo ha preso e se n'è andato, in poche parole.